Il viaggio che conduce al confine con la Libia è anche un percorrere la cronaca delle rivolte che hanno scosso il quadro geopolitico del Nord Africa. È impossibile non accorgersi della differente consapevolezza che osservi a Tunisi e a Ben Gardeen, all'estremo confine libico. La rivolta tunisina ha lasciato una incredibile ventata di ottimismo verso il futuro e l'espressione di gran lunga più ascoltata è di certo Meia Meia, sans pour sans, sarebbe va tutto alla grande. Chilometro dopo chilometro questo vento di ragionata speranza va scemando ed in territorio libico non ne trovi praticamente traccia. I motivi sono molti, innanzitutto c'è un quarantennio di oppressione anche psicologica che ha reso complicato il fiorire diffuso di una sensibilità civile. E non meno importante di questo c'è il timore fondato per la propria incolumità fisica che spegne sul nascere una qualsiasi intenzione di esprimere un dissenso. La Libia ha un popolo che, nella parte occidentale, cerca un Mohammed, cioè una o più figure coraggiose e non conformi che diano il via all'effetto domino. E da questi due aspetti va aggiunta una comprensibile perplessità per i bombardamenti amichevoli che subiscono, che rende difficile all'uomo della strada, ma anche al sottoscritto per dire, distinguere tra amici e nemici. Una bomba non uccide i nemici, uccide e basta. A farne le spese sono i profughi, che si ammassano al confine di Rash Shadir e che vengono convogliati al ritmo di 2 o 3 mila al giorno nel campo di Shusha. Con questo quadro non si può che percepire un che di miracolistico nell'organizzazione e nella relativa calma del campo profughi, merito di un numero importante di volontari che associano la propria pratica religiosa islamica alla quotidianità. Il campo, con un duro lavoro quotidiano, è passato dalla sterminata distesa di 30.000 stuoie appoggiate sulla sabbia alle 9.000 tende che accolgono i rifugiati. Un numero che l'Occidente dovrebbe guardare con una minima capacità di arrossire e che è un insulto ai diritti di qualsiasi essere umano. Da Ciuccia, confine libico, un a presto, il vostro Cristiano. Meia meia, ragazzi!